21,50 giocati 22-21 per il Mestrino. Un fallo al limite dei 6 metri. Casarotto o Lollo, vediamo. Casarotto, il suo tiro si infrange sulle gambe di Martino Redaelli, che è fondamentale in questo frangente, la sua prestazione tra i pali è fondamentale. Bianconi ci affida al giovanissimo centrale Domenico Tassinari. Bianconi con Babini, ancora Mazzanti prova ad alzarsi, Bianconi penetra, Mazzanti, Babini sono sempre bloccati, Mazzanti non trova il varco giusto. Montanari, braccio alzato per il passivo, prova Bianconi, la palla si alza ribattuta dalla difesa, c'è ancora il braccio alzato, deve concludere. Ancora un passaggio, ecco, ora deve tirare, ci prova Mazzanti sotto mano. Ma a 0 punti una squadra del genere. C'è la rete di Stefano Giuriato. Doppio vantaggio quando mancano 5 minuti e 30. Montanari fa ripartire l'azione, entra in campo di nuovo Zanoni al posto di Bandini. Montanari, Mazzanti, Tassinari, ancora Mazzanti, allarga su Albertini. Vicio Tassinari subisce un colpo, l'arbitro non fischia, anche Mazzanti invece questa volta fischia, c'è il braccio alzato. A pallamano Romagna deve concludere velocemente l'azione, c'è il gioco di passivo, Tassinari prova a buttarsi in penetrazione, commette fallo, sono i 2 minuti. Campo. Montanari a pivot, cerca di fare spazio, Tassinari prova la penetrazione, Zanoni, Lorenzo Zanoni, 23-22, 4 minuti esatti dalla fine, il Romagna deve recuperare. Casarotto per impedirne la potenza, ma e questa volta dall'altra parte Redaelli a parare, Mazzanti allarga ancora per Zanoni e viene abbattuto. Rigore, 7 metri per il capitano. 26-36 sul tabellone, 23-22 punteggio il capitano, e c'è la rete di Fabrizio Bicio Tassinari, 23 pari. Romagna è stato bravissimo ad accorciare, ora una rete straordinaria di Davide Stefanelli dai 9 metri sotto il 7, grande gol di Stefanelli. Da quest'altra parte Albertini, c'è la parata di Toffanini. Ultimo tocco, Casarotto allarga, c'è l'arbitro che fischia la fine dell'azione di passivo, infrazione passiva per ripartire in Romagna con Babini al centro, Tassinari, Babini, ancora tutto bloccato per via centrale, Mazzanti prova ad allargare, c'è la rete di Amir Bokris dall'ala sinistra. 24 pari quando manca 1 minuto e 5 secondi alla fine. Stacca Lollo al centro. Cambia ora Toffanin da terzino,
Lollo. Vediamo Albertini che cerca di recuperare la palla, commette fallo, parte il mestrino che l'ha rotto. C'è il palo, il palo, la palla Romagna. 30 secondi in questo momento alla fine, 25 secondi alla fine, ultima azione per il Romagna, 24 pari, Mazzanti, Babini, esce Montanari, Tassinari, Tassinari da centro, anche per Babini, si alza, c'è la parata, porta, 7 secondi e c'è la parata, c'è la parata di Eifrei. Manca un secondo alla fine, manca un secondo alla fine. Ho munito coach Domenico Tassinari. 24 pari, un secondo alla fine. Samà Eifrei. Alberto Lollo. C'è il palo! Il palo! Finisce. 24 pari. Finisce 24 pari.